Sofia, insieme siamo in me contro te. Guardate in alto cosa c'è. Non si vede niente. Come sapete, vabbè, Sofia è proprio una professionista del parkour, dell'arrampicarsi, quindi non avrà nessuna difficoltà a salire fino alla sua incima. Lui, scusa, ma è una battuta, perché non l'ho capita. No, ma che battuta, cioè, ma il vostro tigrotto, secondo voi, fa guarda, impara, guarda, impara, guarda, impara, intanto io già sto salendo, mentre tu sei ancora giù in basso. Sono dietro di te. Ti guarderò dall'alto, ti saluterò. Ma che guardi dall'alto, ma che devi guardare? Guarda che già siamo altissimi, praticamente abbiamo già superato il primo livello, il livello grigio, che era tipo esatto, più semplice. Esatto, andiamo nel livello arancione, salto! Okay. Quindi, vabbè, ma già è caduta, ma neanche il tempo. Sono allora, caduta. Stavo leggendo, qui c'è scritto praticamente, Dashing, der House of God. Eh? Vabbè, c'è scritto tipo è difficile. Ok. No, l'ho notato allora, che è difficile perché già il secondo livello. Dai, dai, guarda come si fa. Seguimi. Seguimi, si fa un saltello e ci si ferma. Poi si fa un saltello e si fa un altro saltello. Vedi? È semplicissimo. Insomma, allora si fa un saltello e ci si ferma. Okay. Bravissima! Si fa un saltello e ci si ferma. Bravissima! Okay. Vai, vai, vai. E adesso un altro saltello e ci si ferma. Ma vedi che siamo. E vai, siamo nella stessa trave. Ok, adesso dobbiamo andare invece di qui in questo modo. Vedi? Quindi saltello. Ah! Vabbè, ma poteva mai azzeccare il saltello? È proprio caduta. Ma dove sei finita? Sono sotto lui. Ricomincia il giro, supera il tuo anello grigio e poi arrivi. Ti aspetto qui. Ma perché sono così complicati questi giochi? Non è che sono complicati, sei tu che sei un po' imbranata. Io così dobbiamo essere sinceri. Lui? Eh? Ritira quello che hai detto. Non ritiro proprio niente. Se vuoi che lo ritiro, vieni a prendere. Sono qui. Ora vedrai, ora vedrai. Allora, aspetta. Trullalero, trullalà. Qui non si riesce neanche a capire quanto è alto e profondo. Saltella. Ma già sei caduta. Guarda, anziché fare il giro, scusa, dietro di te ci sono le scale. Piglia le scale. Effettivamente hai ragione. Provaci. Salta. Vado. Ma dai, devi saltare più piano. Lui, c'è qualcosa che non va. Sì, sono i tuoi piedi che non vanno. Non ho neanche dei piedi. Sono quelle scarpe di Dora l'esploratore. Intanto sto andando avanti. Brava. Ok, dai, per favore, non cadere. Vabbè. Come non detto? Io sto scivolando. Tu tranquillo, lui vai avanti, non ti preoccupare di me, ce la farò. Ma chi è che si preoccupa? Io già sono arrivato praticamente a metà livello giallo. Ok, guarda, accelero un po' perché vado piano piano e mi stavo annoiando. Ecco qui, addirittura. I veri professionisti fanno proprio così. Mamma mia, ho fatto un salto impossibile. Sofì, io continuo a cadere là lì sotto? Non so quale sia il problema, non so quale sia il problema. Mi allora battere la testa al muro, però questo muro è arancione e gommoso. Se io riesco a superare questa parte arancione, poi ti vengo ad aiutare. Ma qui ci vorrebbe un miracolo, non un aiuto. Io non riesco a capire come tu abbia fatto a saltare su quella trave. Sì, sono nella parte quella di un colore tipo bordeaux e c'è scritto close shape, flareball. Ma lui è tedesco, perché lo leggi così? Devi andare nella parte gialla, mettere la visuale di lato in modo tale che riesci a vedere quanto in avanti devi saltare, altrimenti potresti stare lì per giorni, ore e mesi. Ma non ho capito. Preva. No, non ho capito. Abbiamo un problema, ragazzi, abbiamo un grosso problema. Sofì non riesce a fare neanche il primo salto. E il countdown sta andando avanti, non capisco, c'è un cronometro. Tu come pensi di arrivare lì su se ancora sei lì giù? Ma non ti preoccupare, il problema è questo, capito? Non riesco a saltare di là. Dai, fallo, salta! Ah! Vabbè, io continuo l'arrampicata, ci vediamo fra un anno. Va, ho capito che non arriverai mai qui su. Una cosa è certa, l'arrampicata non fa no! per me. Né nella vita vera, né nei videogiochi, questa cosa è incredibile. Girati. Sì? Ci ciao. Sei tu! Ciao, amico! Ciao! Ma come amico? Sono tu fidanzato! Ma non mi abbracci! Ma come faccio ad abbracciarti? Ehi! Vabbè, ti ho abbracciato. Seguimi passo passo, perché per sbaglio ho fatto un saltello cadello e sono ricaduto qui. Uno, hop, 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 hop. Vorrei vedi? Essere bravo quanto te. Vedi, così si fanno. Anzi, guarda che faccio. Faccio un saltello lì, ecco, sono ricaduto. Lui, guarda dove sono, guarda dove sono. Aspettami, ma perché hai le gambe così? Aspettami. No, un attimo, mi sono adesso impastricciato io. Un attimo, deve essere semplice. Io vado avanti intanto, tanto poi tu mi raggiungi. Ecco, sono qua dietro di te. Il trucco è pensare che sia semplice, quindi farlo come se non ci fosse nessuna difficoltà. Cioè, lui si scivola, lui è molto ripido. Come hanno fatto a farlo così complicato? Pista, devo passare.
Manca soltanto un minuto! Dai, sono dietro di te! Aspetta! Dai, ci sei! Non mi mettere ansia! Vabbè, arrivederci, grazie! Ansia. Alla prossima! Alla prossima, un corno! Devo rifarlo! Guarda qui chi è ritornato nella zona Bordeaux! Lui, il grande maestro parkour! C'ero quasi anch'io! No! Sei caduto? Peggio, sono stato fritto da una specie di spada laser. Guardami su, quella parte che gira mi ha colpito in pieno e mi ha fatto diventare a pezzettini. Ma è complicatissimo, lui, non ce la faremo mai ad arrivare in cima, mancano soltanto 17 secondi. Ce la possiamo fare, sono ricaduto. È questione di concentrazione. Concentrazione? Sì, che è ancora più della concentrazione, perché la concentrazione è al livello 1, poi c'è la concentrazione a livello 2, quindi dobbiamo essere concentrazionati moltissimo. Mi serve tanta concentrazione. È scaduto il tempo. No. Però credo che adesso sia cambiata la mappa. Sì, esatto, infatti quello sopra il grigio non è più l'arancione ma è il lilla. Allora, non perdiamo altro tempo. Su, lillati, vieni qua. Lillo, 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 mi sa tanto. Concentrazione, vieni a me. Ecco, come immaginavo, le strisce queste luminose non le devi toccare, perché in questo gioco tutto ciò che sembra bello, luminoso e carino ti uccide. Ok, grazie, buono sapersi. Ma qui bisogna fare dei salti veramente micron, molto importanti. Così, piccoli. Ricominciamo, perché ho toccato la linea. Ho superato la parte luminosa. Adesso qui c'è questa parte lillina. Perfettamente. Ma tu sei avantissimo come sempre. Sì, e adesso c'è questa specie di rampa tipo accelerata. Che bello, va tutto da solo. La semplicità. Sì, ma così non è divertente, perché non mi aspettavo che alla fine della pedana ci fosse il vuoto, dovevo saltare. Aspetta che ti raggiungo, eh. Sì, mi raggiungerai fra 1000 anni. No, sono dietro di te. Ecco, non parlare troppo. È troppo complicato fare questo ponte luminoso. Ma tu hai mai superato un livello al di fuori di quello grigio? Che ti interessa? Affari miei. Spoiler, non l'ha mai superato. Non è vero. Poco fa stavo superando quell'arancione, l'hanno visto tutti. Allora, aspetta, io sono di nuovo in questa parte qui a serpentina. Che difficilina, sembra semplice, ma non lo è tanto. Perché... Ma perché continui a dire difficilina, lillina, pippina? Perché ancora siamo all'inizio del livello e quindi le cose difficili sono lì su, non sono qui. E quindi sono difficiline. Adesso arriva il difficilone, perché ci sono delle rampe che sono non solo in movimento, ma in più c'hanno il laser alla fine che se ti colpisce hai perso. Lui, ma io vorrei fare una chiacchiera con te. Che chiacchiera? Di qua non ti sento, sei là sotto. Se io non riesco, parlo forte così mi sentite tutti. Urla! Se io non riesco a superare le cose difficiline, come posso poi superare quelle difficilone? Te l'ho spiegato, con la concentrazione. Allora, prova a fare questa parte di gioco, ma è impossibile. Ecco, sono già caduto! No! La cosa brutta è che poi si riparte da capo, non ha senso. Dovevano fare che poi si riparte da dove si finisce. No, sei caduta. Allora bisogna farlo senza pensare che sia difficile. Cioè devi farlo come se stessi camminando per strada. Quindi dici, cammino, un fazzolettino. Esploso. Sei esploso in 1000 pezzi. Brava. Guardami. Sì, ti guardo, aspetta, vengo dietro di te. Arrivo. Sei caduta? No. Brava. Ok, ci sono. No? Perché continua a esplodere? Adesso devo andare avanti in questo serpentino che, come dici tu, è molto difficile. Non devo guardare in basso. Un attimo che non ti vedo più. Sto cercando di superare il livello lilla, ma devo parlare piano perché qui se mi muovo troppo potrei cadere, sono proprio in bilico. Sono dietro di te. Ecco, allora, c'è questa parte accelerata. Sì, e allora ti dico, la parte accelerata si conclude con il vuoto, quindi quando sta per finire ti devi lanciare. Sei pronta? Okay. Via! Lancio! Sì, sono nel bordo! Sì, sono nel bordo! Bene ragazzi, speriamo che oggi ti sia riuscito a strappare un sorriso. Continueremo questa avventura e chissà fino a dove arriveremo. Speriamo in alto. E noi ci vediamo domani con una nuova avventura. Ciao!